Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare volevo informarvi solamente di tre cose. La prima è ricordarvi di seguirmi su Instagram, anche perché in questi giorni attivo un bellissimo contest a tema Spider-Man, un nuovo universo, che vi consiglio di non lasciarvi sfuggire. La seconda cosa è che volevo farvi vedere la nuovissima maglia di Pampling a tema Avengers Endgame, veramente molto molto bella, con la scritta ormai iconica I Love You 3000, e che potete acquistare pagandola al 15% in meno inserendo il codice sconto NerdMob, ve lo lascio linkato qui sotto. Terza e ultima cosa, fondamentale ma forse anche un po' banale, è che in questo video sono presenti spoiler dal film, quindi se non avete ancora visto la pellicola vi consiglio di non continuare o perlomeno di non venirvi poi a lamentare qua sotto tra i commenti. Dunque, oggi sono qui per farvi il riassuntone di tutti i migliori easter egg presenti in Avengers Endgame, e direi di cominciare subito con la prima scena del film, quella in cui Occhio di Falco sta allenando a tirare con l'arco la figlia Layla mentre è intento a fare un allegro picnic con tutta la famiglia prima di vederli morire tutti per mano dello schiocco di dita di Thanos. Bene, forse molti di voi non sapranno che l'attrice che interpreta la figlia Layla è in realtà Ava Russo, figlia di Joe Russo, uno dei due registi di Avengers Endgame. Dopo aver schioccato le dita alla fine di Infinity War e aver compiuto finalmente il suo destino, Thanos si ritira su un pianeta e si dedica a una vita decisamente più tranquilla. Diventa una versione agricoltore di Thanos. Infatti vediamo sullo sfondo uno spaventapasseri fatto con la sua armatura. Questa scena è una palese citazione, un palese riferimento a una storia a fumetti. Successivamente Thanos, come ben sapete, viene decapitato da Thor con la sua Stormbreaker, e qui ovviamente Thor fa un riferimento a quanto detto da Thanos nello scorso film, ovvero che avrebbe dovuto colpire la testa. Dopo il salto temporale in avanti di 5 anni, in seguito alla decapitazione di Thanos, possiamo vedere Steve Rogers riunirsi con un gruppo di supporto per tentare di superare la recente tragedia. Tra i presenti possiamo notare due persone in particolare. La prima è Jim Starlin, sceneggiatore della storia fumetti sul guanto dell'infinito che ha ispirato Infinity War ed Avengers Endgame. E la seconda, quella che parla e racconta del suo appuntamento, è Joe Russo, uno dei due registi del film. Tra l'altro Joe Russo, piccola curiosità, interpreta il primo personaggio dichiaratamente omosessuale di tutto il Marvel Cinematic Universe. Come ben sappiamo, alla fine di Ant-Man and the Wasp, Scott Lang è rimasto bloccato nel Regno Quantico. Il magazzino dove è stata raccolta tutta la sua roba ed il furgone presenta l'etichetta 616. Per chi non lo sapesse, la Terra 616 è l'universo nei fumetti in cui sono ambientate tutte le storie principali dei supereroi. L'attore che interpreta la guardia del magazzino appena citato è Ken Jeong, che i due fratelli Russo avevano già diretto più volte nella serie TV Community. Per la massa, insomma, è l'attore che interpreta Mr. Chao nella saga Una notte da leoni. Jeong, nella scena tra l'altro, sta leggendo il libro The Terminal Beach di J.G. Ballard. Il libro è una sorta di raccolta di storie brevi in cui possiamo trovare una storia dal titolo Endgame. La figlia di Tony Stark e Pepper Potts nel film si chiama Morgan Stark. Morgan Stark però nei fumetti è decisamente un altro personaggio, si tratta in realtà del cugino cattivo di Tony Stark. Tra i vari cambiamenti successi in questi 5 anni di salto temporale, scopriamo che Thor ha fondato la nuova Asgard a Tonsberg, in Norvegia. La città non è una novità per il mondo del Marvel Cinematic Universe, era infatti già apparsa nel primo Thor ed è il luogo in cui Odino combatte contro i giganti di ghiaccio, e anche in Capitan America il primo Vendicatore, è infatti la città dove Teschio Rosso recupera il Tesseract. Thor, tra l'altro, come ben sappiamo, si è fatto crescere la barba, è perennemente ubriaco e ha messo su un po' di pancetta. Infatti Tony lo chiama Le Boschi, e data la palese somiglianza, questo è un palese riferimento al film Il Grande Le Boschi. Durante la riunione di gruppo per decidere in quale anno recarsi per recuperare le gemme dell'infinito, possiamo vedere Hulk mangiare una vaschetta di spaccatella Hulk, che è il gusto di gelato a lui dedicato, nominato in Infinity War, insieme anche alla follia al cioccolato Stark. Tornati a New York durante la battaglia del primo Avengers, per evitare un combattimento in ascensore con i membri dell'Hydra come già accaduto in Captain America Winter Soldier, Steve Rogers fa finta anche lui di essere un agente dell'Hydra, nominando appunto il motto del gruppo, Hydra. Questa scena è una palese citazione alla saga Secret Empire, in cui Capitan America per diversi numeri è stato anche lui un agente dell'Hydra, tra l'altro una storia che ha spaccato in due l'opinione pubblica e ha scioccato tutti gli amanti del mondo a fumetti Marvel.
Il viaggio indietro nel tempo a New York però non va esattamente secondo i piani. Infatti Loki riesce a scappare con il Tesseract e questo costringe Steve e Tony a fare un ulteriore salto indietro nel tempo fino al 1970 al Camp Lehigh, e qui ci sono diversi easter egg obbligatori da citare. Innanzitutto il campo dove torna indietro nel tempo è lo stesso luogo in cui Capitan America e Vedova Nera trovano il mega computer al cui interno è presente Arnim Zola all'interno di Captain America Winter Soldier. Inoltre qui è presente anche il cameo di Stan Lee, che appare decisamente ringiovanito a bordo di un'automobile su cui è presente un adesivo con la scritta Nuff Said, che è una delle frasi iconiche dell'autore Marvel. Quando scendono in ascensore, la donna insospettita da Tony e Steve è interpretata da Yvette Nicole Brown, anch'essa un'attrice di Community e anch'essa già sotto la guida registica dei Russo all'interno della serie TV. Sulla divisa militare di Cap è presente il nome Roscoe. Roscoe Simmons, nei fumetti, fu uno dei sostituti di Steve ad indossare le vesti di Capitan America. Il personaggio però fu poi torturato e ucciso da Teschio Rosso. Inoltre in tutta questa scena rivediamo tantissimi personaggi che abbiamo conosciuto nei film passati del Marvel Cinematic Universe. È infatti presente Howard Stark, padre di Tony, Michael Douglas nuovamente nei panni di un giovanissimo Hank Pym, Peggy Carter, il maggiordomo Jarvis apparso nella serie TV Agent Carter, ma come già nella scena prima di New York era presente Robert Redford, Frank Grillo nei panni di Crossbone, insomma tutti gli agenti dell'Hydra che avevamo visto in Winter Soldier. Nella fantastica battaglia finale possiamo vedere in una scena Steve Rogers stare in piedi da solo di fronte a Thanos. Anche questa scena, che tra l'altro è molto molto bella, è un palese riferimento al fumetto. Tra l'altro, durante la battaglia Thanos riesce a distruggere lo scudo in vibranio di Capitan America, come Tony Stark aveva previsto nella sua visione in Avengers Age of Ultron. Cap però si rifà subito sollevando il Mjolnir in una delle scene più epiche di tutto il Marvel Cinematic Universe, e su questo penso che saremo tutti d'accordo. Quando finalmente tornano anche tutti gli eroi morti in seguito allo snap di Thanos, possiamo vedere il cameo di Howard il Papero, che è presente all'interno di questo film, e finalmente Pepper Potts con l'armatura Rescue in una delle scene più belle di sempre, dove sono lei e Tony schiena a schiena che lottano in mezzo alla battaglia. Al funerale di Tony è presente un ragazzo che in molti si sono domandati chi fosse. Io personalmente ho ricevuto un sacco di messaggi in direct su Instagram di gente che mi chiedeva informazioni. Il ragazzo in realtà è T. Simpkins, l'attore che ha interpretato il bambino in Iron Man 3. Inoltre, durante il funerale, sul lago viene spinto il vecchio reattore ARC di Tony Stark. Alla fine del film vediamo un vecchissimo Steve Rogers consegnare il suo scudo a Falcon. Anche questa è una citazione a una storia a fumetti, e quindi aspettiamoci nel futuro del Marvel Cinematic Universe, ma in special modo nella serie TV a lui dedicata insieme a Soldato d'Inverno, un Falcon con le vesti di Capitan America e ovviamente lo scudo. Molti di voi potrebbero dirmi: ma se lo scudo è stato rotto con la battaglia con Thanos, dove ha preso lo scudo Steve? Nell'altra timeline? Ma questo sarà argomento per un altro video. Come ultimissima scena del film vediamo Steve Rogers concedere finalmente il promesso ballo a Peggy Carter. Una scena veramente bellissima, emozionante, e tra l'altro la canzone che i due stanno ballando si intitola It's Been a Long Long Time, e direi che non esiste titolo più appropriato per la suddetta scena. Avengers Endgame ha fatto la storia dei cinecomics, e su questo penso saremo d'accordo tutti quanti. Ha concluso un'era durata 11 anni, e per segnare profondamente questa chiusura i fratelli Russo hanno deciso di non aggiungere scene dopo titoli di coda. Si tratta del primo film del Marvel Cinematic Universe a non avere scene post-credit. Al fondo però è possibile sentire per pochissimi secondi un breve estratto audio dal primo Iron Man. Il suono è infatti quello prodotto da Tony Stark mentre stava forgiando la sua prima Mark 1 all'interno della caverna. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se per caso avete notato qualche altro easter egg interessante, non esitate a scrivermelo qui sotto. Io magari ho evitato quelli più banali o i riferimenti alla pellicola precedente, ma ho deciso di mettervi veramente le curiosità secondo me più interessanti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram, di seguirmi su Facebook, di seguirmi sul sito, insomma basta che mi seguite per strada, direi che è scontato. E noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!